Anche a Piacenza, come in altre città italiane, il mondo dell'agricoltura è sceso in strada a manifestare davanti alle sedi delle prefetture per rivendicare le mancanze che i lavoratori del settore hanno subito dall'inizio della pandemia. L'iniziativa è volta quindi a rivendicare il fatto dei bonus che sono mancati nel nostro settore. È un settore che è stato anche lui particolarmente colpito, perché sono mancate tantissime giornate, milioni di giornate nel lavoro agricolo, e poi il riconoscimento delle giornate in agricoltura relative all'anno scorso. Quest'anno, quindi, non lavorandone tante, è chiaro che si chiede il riconoscimento delle giornate pregresse. E poi anche per cercare di limitare l'utilizzo dei voucher in agricoltura, perché si tende ad aumentare questo tipo di strumento che destabilizza e destruttura completamente il mondo agricolo, che è già un mondo particolarmente frammentato e precario. Dar voce a un comparto che riteniamo che in questo periodo di pandemia abbia dato molto, ha permesso comunque ai supermercati di tenere aperto e dar da mangiare agli eroi, e sull'ultimo decreto sostegni non è stato tenuto in considerazione. Ci sembra che, insomma, un comparto così importante, tra l'altro che lavora la terra, ma importante per Piacenza perché ha una cultura agricola radicata nel territorio, non sia tenuto in considerazione.